Ciao, siamo qua in aula nel Consiglio regionale toscano. Oggi parleremo del personale delle province che, ahimè, in data 20 ottobre ancora non sanno che futuro avranno. Noi faremo di tutto affinché non vadano nelle liste degli esuberi, ma allo stesso tempo, per serietà, chiediamo che ci sia un passaggio ulteriore in commissione. Questa prima commissione affari istituzionali che non viene mai convocata dal Presidente del PD per mancanza di serietà, secondo noi, è necessario un passaggio affinché vengano apportati tutti gli emendamenti che arrivano dai territori e dai comuni, perché si sappia chi deve fare che cosa e dove andranno queste persone. Parleremo anche delle mozioni che sono state precedentemente affrontate nelle commissioni, tra le quali quella appunto delle dichiarazioni che riguardano la costituzione dei comuni unici come quelli appunto della montagna pistoiese. Noi porteremo avanti quella che è la nostra posizione per dare la voce ai cittadini e pertanto appoggeremo come sempre quello che è il referendum, possibilmente senza quorum. Vedremo come andrà a finire. A 2 mesi dalla fine dell'anno, la strategy di Viareggio rischia che degli atti indecenti vengano passati in prescrizione. Vediamo se oggi il Consiglio vuole discutere sulla prescrizione e prendere una posizione netta davanti al Governo nazionale, perché questa istituzione venga demolita. E invece a 2 giorni da Imola siamo più carichi che mai e faremo scintille anche oggi. Abbiamo da capire a che punto sono i 100 giorni famosi di Rossi che avrebbe dovuto realizzare 25 pratiche buone, un'interrogazione specifica sull'epatite C. Abbiamo anche una mozione sulla sicurezza dei bambini nei parchi giochi presentata da noi, vediamo come si comporteranno di fronte a ovvie ragioni di tutela. Abbiamo diverse interrogazioni dalle quali ci aspettiamo una risposta e una mozione in particolare, in aggiunta a quelle che hanno detto i miei colleghi, che riguarda ancora il glifosato e i diserbanti chimici. Dobbiamo proibire il più possibile l'utilizzo di queste sostanze nel nostro territorio. Vogliamo essere davvero quell'eccellenza che il governatore Rossi dice, l'eccellenza in tutto ciò che riguarda l'agricoltura, il biologico. Bene, cominciamo da togliere di mezzo questi elementi, a partire dal glifosato. Siamo di nuovo all'attacco con una mozione.